Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. In questa prima parte sono in territorio che conosco, nel senso che parliamo di cinema. Come sapete, quasi ogni anno, un po' dopo la fine del Festival di Cannes, viene a trovarci il collega Alan Viezzoli per raccontarci quello che è successo al Festival, ma anche insomma, per fare una specie di bilancio della stagione che si avvia verso la conclusione. Grazie intanto Alan. Ricordiamo, grazie. Io poi dimentico mai una poltrona per uno, quando, esatto, e a che ora? Il venerdì è in replica il lunedì alle 14.05 più o meno su Radioattività. Questa settimana di cosa parli? Cioè di cosa hai parlato? Lunedì ho finito di parlare di Cannes, ho fatto il commento ai premi e questo venerdì devo ancora un attimo capire cosa c'è in sala in questi giorni e decidere di cosa parlare. Allora, parliamo del Festival di Cannes. È venuto fuori che l'edizione numero 70 forse è stata una delle meno belle, non vorrei dire le più brutte, sì. Ma comunque, e mi dicevi che a seconda della... Sì, esatto, è molto, molto interessante, non mi ricordo con chi ne parlavo, che a seconda dell'età della persona con cui parli, questo era questo settantesimo Festival di Cannes era il più brutto degli ultimi 10, 15, 20, 25 anni. Questo è preoccupante però. Sì, abbastanza. Ma non solo, è preoccupante perché di solito i francesi che per questo tipo di cose amano farla fuori dal vaso, io pensavo Cannes 70 sarà l'edizione delle edizioni. Ma infatti lo pensavamo un po' tutti, sono sincero. In realtà non è stato così, c'è stata una grande festa con tutti i divi per l'edizione questa edizione del settantesimo, che è rimasta un po' fine a se stessa, secondo sì. me, perché al di là della serata poi è... Però per quanto riguarda i film, sì, è abbastanza preoccupante. Più che altro Cannes si conferma un festival che non riesce mai a usare, secondo me. Mm. Secondo anche un po' tutti con cui ho parlato. Cioè, mentre ad esempio un festival di Venezia cerca autori nuovi, mette in concorso qualcosa di completamente sì. diverso. Per dire, l'anno scorso in concorso a Venezia c'era un film d'azione, un film western, sì. c'era un musical, c'era una commedia romantica. Cioè, c'è un po' di tutto, ci sono i film che dividono palesemente il pubblico, ci sono i film... Qui a Cannes veramente sembra che vogliano ovattare un po' tutto, mm-hmm. allora per cui ti diventa o il film del grande regista col nome famoso... Che poi quello sono anche i soliti abbonati ai festival, esatto, no? Mm. Sì, oppure veramente quello che va fatto già bene in un'altra edizione, allora lo mettiamo... Invece se vai a vedere già la Saint-Regard, ma più in particolare la Quinzaine ad esempio, trovi dei film che magari poi non piacciono alla gente, però che comunque sono qualcosa di diverso, qualcosa che fa discutere, qualcosa su cui si può parlare. Ti dico, veramente in un paio di casi in questo festival sembrava quasi che i film non fossero finiti. Cioè, Capito. Sì. Ci voleva ancora un mese di lavoro sul montaggio, sulle cose, per portare un prodotto buono. Invece per la fretta, solo per riuscire sì, a completare per completare un programma, si è mandato quello che c'era. Io quest'anno ho seguito più su internet che non sui quotidiani, però ho visto per esempio che Mereghetti del Corriere della Sera è stato critico quasi con tutti, non ho visto, credo neanche, ho visto 3 stelle molto raramente. Ma guarda, in realtà anche noi che nel nostro piccolo facciamo un po' lo stesso giochino sulle stelle, non quasi mai siamo arrivati al 3, io sono arrivato credo in 2 occasioni, gli altri miei amici forse anche nessuna o una, e considerando la media dei film del concorso, ti parlo, arriviamo che il massimo che c'era 2.6. Ho capito, qual ma era proprio il per massimo. Voi, per questo però... oddio, ed era forse il film di Noah Baumbach, okay. The Meyerowitz Story. Laddove ha deluso molto, invece per esempio Marco Giusti ne era assolutamente entusiasta, ha deluso molto Haneke. Sì, allora, molto secondo me è eccessivo.
Però un po' ha deluso, effettivamente sì, nel senso che sembra che Haneke non abbia più tanto da dire. Secondo me è comunque un buon film, nel senso che ha soprattutto una parte centrale che è straordinaria. C'è un lungo passaggio tra Trintignant, che fa questo anziano capofamiglia, e la figlia più giovane della famiglia che si trova immersa in questo ambiente, suo malgrado fondamentalmente, e i due parlano di morte, di passato e di futuro, insomma, di queste cose qua, che vale già quella tutto il film. Il problema è un po' il contorno, secondo me, che non è mai all'altezza di Haneke. Haneke anche ci prova, prova a innovarsi, fa delle cose con i telefonini, un paio di inquadrature attraverso lo schermo di uno smartphone, un paio sono chat di Facebook, per cui tu semplicemente... Però sembra non arrivare mai a un dunque, non sfruttarle mai come dovrebbe. E quindi sì, rispetto agli ultimi suoi film, secondo me è uno gradino un po' più basso. Un pochino più basso. Laddove, intanto chiedo cortesemente alla regia, perché ho perso il conto di quanto tempo abbiamo ancora a disposizione, perché sono andato un attimo in tilt, quello che succede anche nei giorni di festa. Allora, fuori il dente, fuori il dolore, com'è sta roba della Coppola che io detesto cordialmente e preventivamente? Lo so, infatti. E pregiudizialmente. Esatto, è molto buona, secondo me, secondo un po' tutti. Quindi proprio sono veramente circondato. Sì, esatto. No, veramente, in questo caso qua, forse il premio come miglior regia non poteva andare che a lei. Perché il film non è perfetto, per amor del cielo, ha certi difetti, però proprio come regia, come maturità registica, soprattutto appunto da una regista che... Mi avrà chiesto il padre. Non lo so, però fatto sta che... Mi fido. Veramente gli ultimi minuti sono eccezionali. Esce a settembre, non in Italia. Esce a settembre, sì. Okay. È un rifacimento della notte, titolo sceno in italiano, La notte brava del soldato Jonathan, di Don Siegel con Clint Eastwood, che era a Cannes, fra l'altro, non ho capito per cosa. Per presentare la versione restaurata degli Spietati. Sì, bravo, può essere. Che è stato. E poi c'è questa cosa che nei palmarè, questo è stata premiata, è stato tirato fuori un premio per la Kidman, che era presente con quattro robe e logicamente è andata via prima di prendere il premio, poteva fermarsi, insomma. Ma perché è stata tantissimo lì? C'erano due film in concorso, aveva due film in concorso, un film fuori concorso e una serie televisiva. E quindi queste quattro cose, è veramente stata lì un sacco di tempo, non so quanto, evidentemente. Poteva rimanere, potevano dire, guarda, questa ancora che ti diamo sto premio. Insomma. Sì, anche poi in realtà questo premio bussa un po' di... non si capisce esattamente non cosa. Non può essere un premio alla carriera, perché... ancora parecchi da fare. Siamo un po' il premio al prezzemolo. Sì, poi anche da. Hai citato una serie TV. Quest'anno, credo proprio a Cannes, sono stati presentati i primi due episodi della nuova serie di Twin Peaks. C'è stata anche questa polemica sui film Netflix, innescata da Almodovar. Poi il direttore... In realtà innescata dagli esercenti del cinema francese. Ah, ecco. Perché che è una potenza. Esatto, è nato così. Cioè è nato che gli esercenti del cinema francesi si sono resi conto che due dei film in concorso, che era il film di Noah Baumbach e il film di Ossang So, se non ricordo male, di Bong Joon-ho, scusate. Erano prodotti Netflix e quindi se avessero vinto la Palma d'Oro non sarebbero usciti in sala. Ma allora, questo è sicuro? Sì, perché Netflix ha dichiarato che non li farà uscire in sala. Ah, perché non perché è... Cannes ha chiesto, cioè il Festival di Cannes ha chiesto esplicitamente a Netflix se ci fosse la possibilità di farli comunque uscire in sala nel caso avessero dovuto, mettete come volete voi, vincere un premio. E Netflix ha dichiarato proprio no, perché a noi non interessa mandarli. Perché invece
Questo mi sembrava strano, perché il film, un film Netflix ha concorso, credo, in due categorie agli Oscar lo scorso anno, e la, come dire, e la, è pregiudizievole per gli Oscar, se non esce in sala non può essere candidato. E quindi probabilmente sapete che Netflix decide questo lo facciamo uscire, sì, esatto, questo non lo facciamo probabilmente uscire. In America deve essere per forza uscito nelle sale, magari per un solo giorno, perché sennò non può candidare agli Oscar. Ma insomma, sì, chiaro. Peraltro mi pare che anche uno dei film Netflix, quello con... come si chiama, con Tilda Swinton, sì, ha un po' diviso anche, no? Per cui c'è una sciocchezza. Sì, no, esatto, sì. Io sono abbastanza di quelli che dicono che è un po' una sciocchezza. Cioè, in realtà non è tanto una sciocchezza, quanto veramente è, anche qua, un film che davvero non si capisce perché mettere in concorso, sì, sì, a un festival come questo di Cannes. Ovvero, l'inizio sembra veramente di vedere Beethoven, il film quello con il San Bernardo enorme. Ah, proprio io... Cioè sì, proprio, proprio solo che invece di esserci un San Bernardo enorme c'è un maiale enorme transgenico. Però alla fine sì, cambia poco, cioè sì, è l'animalone enorme e tutto quanto. Ed è veramente un quello che si potrebbe definire un, tra virgolette, prodotto Netflix, ovvero una cosa che per la famiglia, che la famiglia si guarda seduta sul divano un pomeriggio di una domenica, una prima serata, e si diverte così. Per carità, in sé non è brutto come film, sì, sì, però veramente in quel contesto non c'entra niente. Però bisognerà incominciare in qualche modo ad analizzare anche proprio veramente anche i prodotti Netflix, perché no, sicuramente io vedo delle cose abbastanza curioso, cioè parecchie serie televisive portano il marchio, vabbè, certo, su Netflix vedi le serie Netflix, però delle volte magari ci sono, appunto, io ho visto un film francese targato Netflix con Romain Duris, non mi ricordo, non mi ricordo il titolo, appunto, voglio dire, anche in questo caso per il Festival di Cannes significava in qualche modo riconoscere anche l'esistenza ormai delle piattaforme. Poi dopo su questo sì, si può discutere finché si vuole, però... Cioè, in realtà più che altro fa ridere che abbia riconosciuto le piattaforme e subito dopo eliminate dal concorso. Sì, sì, questo è un altro discorso. Sì, 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 questo è un altro, quindi sì, resta un po' non si capisce quale fosse l'intento effettivamente. Laddove, per esempio, ha un po' sorpreso, perché quantomeno io non avevo letto... Laddove, per esempio, il premio alla migliore attrice a Diane Kruger era abbastanza, almeno da quello che avevo sentito per radio, eletto, era abbastanza, diciamo, dato quasi per scontato. Oltretutto lei è di origini tedesche ma naturalizzata francese, per cui sì, figo, sì, sì, infatti mi pare che questo è il primo film in cui lei recita esclusivamente in tedesco, ecco, qualcosa del però genere. Mi è un po' sorpreso il premio a Joaquin Phoenix, che non era stato, non l'avevo sentito, no, come papabile decisamente, insomma. No, in realtà ti dico, visto dall'interno, poi ripeto, non avendolo vissuto dall'interno e non dall'esterno, anche il premio a Diane Kruger era un po', cioè è stato un po' inatteso, okay, perché stesso, francamente sì, secondo me, secondo un po' tanta gente, ci sarebbe stato forse di meglio da premiare. Anche effettivamente il film di il premio a Joaquin Phoenix, anche quello ha sorpreso abbastanza, soprattutto perché appunto era il secondo premio, oltretutto, di un film molto molto incompiuto. Questo è veramente uno dei film più tra quelli che sembravano più incompiuti del festival, che dice poco e francamente è una performance buona ma non eccelsa. Non t'ha convinto, ecco. Ma no, più che altro, appunto, sembra davvero che Joaquin Phoenix in certi momenti sia un po' svogliato, cioè faccia questo personaggio. La sua cifra, però, sì, per certi aspetti. Vero. Però ti dico, c'era di meglio, insomma. Prima o dopo dovranno dargli un Oscar, e quindi poi, ma sicuramente, perché è uno di quelli che è sempre là e là. E la Palma d'Oro, questo film svedese? Ma guarda, il grosso problema di quest'anno, proprio per il fatto che non c'erano, cioè tutti i film erano mediocri, dove, sì, ho capito.
veramente va non... ben tutto ma non va ben sì, niente, esatto, bravo, cioè soprattutto non c'era veramente un film su cui fare il tifo, tanto che è la cosa peggiore, che è la cosa peggiore, tanto è che ad esempio noi siamo tornati, io e i miei tre amici con cui dovreste dividiamo... vederli anche come si conciano quando vanno, esatto, con cui divido di solito la stanza ai festival, siamo tornati la domenica pomeriggio, c'erano le premiazioni alle 7:15, 7:30 e tutti noi facevamo alto in quel momento proprio perché no, veramente non c'era no, però è vero, cioè nel senso boh, è triste sì no, indubbiamente è vero, lo dico anch'io, ma è indicativo, non c'era, sì, certo. Esatto, cioè non c'era quella smania di dire chissà chi ha vinto, perché chiunque avesse vinto non ci sarebbe stata una vera soddisfazione. Ma spiega un po', perché questo è anche, io ho provato questo anni fa alla Mostra del Cinema di Venezia, spiega un po' che cos'è anche partecipare ad una mostra come Cannes, perché poi dopo, al di là delle differenze tra le varie Cannes, Venezia e Berlino, ma insomma c'è sempre una routine. Quanti film vedete al giorno? Allora, questi anni un po' di meno, nel senso che siamo andati un po' scemando. Esatto. Anche una certa età. Che... I primi anni ci guardavamo così nell'entusiasmo giovanile, guardavamo 5-6 film al giorno. Adesso... Sì. Non mangiavate, non pranzavate. Sì, praticamente non mangiando proprio una cosa al volo. Poi sì. Dipende da festival a festival. Adesso quest'anno, almeno io personalmente, su Cannes mi sono tarato sui 4 film al giorno, perché sennò poi veramente va a finire che torni a casa troppo tardi la sera, comunque la mattina devi svegliarti presto perché esci rintonato. Quando incomincia il primo film? Il primo film è alle 8:30, esatto. Quindi noi ci svegliavamo alle 6:15. E quindi capisci che cominciare a vedere un film alle 10 di sera diventa impegnativo. Una sera lo fai, due sere le fai, ma due sere in 12 giorni, non ogni giorno. Io ricordo che l'anno in cui ho seguito la Mostra del Cinema di Venezia tutta intera, c'era una proiezione di film che incominciava alle 10 e per un motivo, non so perché, tutti i film in concorso lunghi, sì, quindi 2 ore, 2 ore 20, eccetera, tutti questi passavano alle 10. Mamma mia. E c'era anche, e questo lo ricordo con terrore, Paesaggio nella nebbia di Angelopoulos, e vi assicuro che assistere ad un film di Angelopoulos, tutto piano in sequenza, nella nebbia oltretutto, alle 10 di sera, 2 ore 20 di film, alla fine poi... Però è anche vero che sempre in quell'anno c'era un film russo, credo si chiamasse Il Monaco Nero o Il Monaco Bianco, insomma era sempre un monaco, sì, che durata 80 minuti e tutti noi figon, se arrivi almeno... d'una noia micidiale, sembrava che fossero andati 3 ore a vedere. Beh, ma guarda, io quando era l'anno scorso a Berlino c'era il film di 8 ore, quello di Lav Diaz, il regista filippino, e che tutti temevamo come lo spauracchio del festival, le 8 ore ci addormenteremo. Invece ti dirò, quelle 8 ore sono andate. Poi c'è stato un film polacco che è passato anche recentemente al cinema Ariston, che durava tipo 1:40 e quelle sono sembrate 25 ore nel confronto, perché veramente era insostenibile al confronto delle 8 ore del filippino. A Cannes si incontrano attori per strada, mi dicevi di sì? Sì, forse è più facile, perché so di tanta gente che andando in giro per strada ha incontrato attori, registi. A me è capitato di vedere passare Isabelle Huppert dentro al Palazzo del Cinema, proprio alla distanza che siamo io e te. Come piccolina? Ma neanche troppo, in realtà, ti dirò. E quindi... Dicono che sia molto antipatica. Non l'ho fermata, anche perché in realtà stavo facendo la diretta della radio e quindi non avrei potuto fermarla. Io a Venezia ho avuto modo di fermare Sydney, sono anche molto contento di fermare Sydney Pollack e di chiacchierare piuttosto a lungo con James Ivory, quindi, insomma, sono cose che capitano, insomma. Ma per esempio rispetto agli altri due, no? Sì. Mi dicevi che Berlino è molto più a misura
verrebbe dire misura d'uomo, esatto, cioè più tranquillo, sì, eccetera. Cannes è la messa cantata. Fondamentalmente sì, decisamente sì, anche perché ha tutto un sistema di accrediti e di inviti e di cose che è impressionante nel senso peggiore del termine, però. Cioè tu pensa solo che esclusivamente per i giornalisti ci sono 5 colori di accredito, con quindi 5 ingressi diversi. Poi ci sono i festival, i cinefil, poi ci sono gli inviti, i biglietti, che anche là non si capisce chi può avere, chi ha diritto di avere un biglietto. Quindi veramente è proprio costruito a caste. No, ho capito. Laddove mi dicevi che le serate di presentazione, insomma, ufficiale del film, eccetera, addirittura se non sei in abito lungo, esatto, per sì, le donne sì, è sì, scuro, comunque per gli uomini è... Esatto, sì, sì. Lì sono, ci sono le a parte i... cioè, parliamo sempre di concorso. I film con gli attori in sala sono il pomeriggio o la sera nella sala più grande, quella dove c'è il tappeto rosso, e lì veramente entri solo con l'invito e solo se sei appunto vestito adeguatamente. E in certe altre sale invece addirittura non entri se sei in pantaloncini corti. Che anche questo è un po' no, non per me che non li uso mai, ma no, certa però, altra gente, sì, che, insomma, sì, soprattutto visto che il film... Tuo cugino entrava, insomma. Sì, infatti mio cugino soffriva perché doveva mettersi ogni giorno i pantaloni lunghi. Infatti appena è tornato a Trieste, il lunedì si è messo subito i pantaloni corti. Laddove, ecco, c'è per esempio la... No, un'altra domanda. E anche io però, quando vedo le immagini dei red carpet, che a me dà fastidio anche agli Oscar, anche ai Golden Globe, so, però ma vedo che al Festival de Cannes su questo tappeto rosso c'è veramente cani e porci. Cioè gente anche che non c'entra niente col cinema proprio. Sì, 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 sì. Ma e che cosa fanno là? Perché, ti dico, perché proprio... allora, in realtà... non so esattamente come funzioni la sera, però ad esempio certe volte durante il giorno, durante certe proiezioni, le persone, cioè i divi passano sul tappeto rosso, ma sul tappeto rosso passano anche le persone con l'invito, cioè non hanno un ingresso diverso. Quindi tutte queste cioè la signora Maria che riesce ad avere l'invito in qualche modo per andare a Palazzo passa il tappeto rosso secondo prima che passi Nicole Kidman. Ma secondo me ha più ragione la signora Maria del passare che non certe cose che si vedono, che francamente vanno solo per far vedere... Ma Cannes, tu parti dal presupposto che Cannes è una vetrina. Sì, 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 cioè, quindi molto più di Venezia. Non c'è confronto, cioè veramente Venezia e Berlino, se vai lì per il festival. Perché Venezia e Berlino c'è anche la possibilità per il pubblico di entrare in sala. Ultima domanda su Cannes, poi dopo chiudiamo con... Manca anche a Venezia, se vogliamo, però mi pare di capire, l'appuntamento classico di ogni giorno con l'eventuale film di cassetta. Io ricordo che un tempo Venezia aveva mezzogiorno, mezzanotte, o non so come si chiamasse, e potevi contare ogni giorno sulla presentazione di un Colossal, o comunque di un film forte presentato fuori concorso, che per dire Jurassic Park venne presentato a Venezia, quindi voglio dire, mi pare di capire che non c'è l'evento. I Pirati dei Caraibi avrebbero potuto presentarlo probabilmente anche a Cannes. Sicuramente, sì. C'è sporadicamente, cioè veramente c'è... Magari... Manca a Venezia, manca, mi anche pare a Venezia, di capire, sì, un po' di tempo. Ce ne sono uno o due quando capita, messi comunque sempre fuori concorso, lasciati un po' così disparte. Sai cos'è? Semplicemente credo che li mettano solo perché fanno tappeto rosso anche là. Sì, perché siamo... se c'è il Colossal con 20.000 divi, quei 20.000 divi ti arrivano sul tappeto rosso e ci costruisci gli articoli della stampa per il giorno dopo. Non c'è stato un premio alla carriera, no? Seppur non tiriamo fuori, cioè, questo di Nicole Kidman. Allora, forse sì, ma non ricordo.
non ricordo esattamente. Ma non credo chi. Perché c'erano un paio di premi minori strani che però un po' come agli Oscar sono stati dati in un secondo momento, tipo sottobanco, ma quello che chiamano gli Oscar dei nerds. Esatto. Laddove abbiamo tempo ancora per un'ultima domanda, credo, sulla stagione in genere, che sta avviandosi verso la fine, con un botto piuttosto importante dal punto di vista dei botteghini, che è appunto il quinto episodio dei Pirati dei Caraibi, mm-hmm. che mi dicono non è malaccio. Io sono l'ho rimasto... sentito dire anch'io, lo andrò a vedere nei prossimi giorni sicuramente. Non so, anche qua mi sembra una stagione non eccezionale. Ci sono stati degli ottimi film sicuramente, non so, nel complesso mi sembra un po' tutto sottotono. Infatti probabilmente il fatto che Cannes fosse così sottotono era anche semplicemente dipendente dal fatto che magari la gente non aveva i film. E questo appunto è preoccupante, perché... Esatto, infatti siamo molto curiosi di vedere come sarà Venezia. Come sarà Venezia. Cosa metterà in apertura e che tipo di festival costruirà. Dove queste ultime settimane di stagione è uscito anche questo Alien Covenant, che non mm-hmm, è affatto sì, male. Esatto. E che secondo me, ma poi dopo su questo si può, che al di là di ogni altro discorso, indica secondo me in Fassbender uno degli attori nuovi più reliable, cioè in grado di sobbarcarsi il peso di un film. Sicuramente, sì. Io li ho visto nello stesso giorno Alien Covenant e Song to Song, in cui c'era in entrambi era in entrambi il protagonista. Vabbè. Song to Song non è malissimo, accidenti. Questo a me dà fastidio dell'ultimo Malik, che se fosse un film completamente brutto, vedi, non è malissimo, cioè riesco, e mi preoccupo anche perché riesco a capire dove vuole andare a parare e non so se sono contento o secondo se me sì, è una buona cosa, preoccupato, evidentemente, perché non è male. Però lì c'è Fassbender che dà l'idea di essere uno, cioè, nel senso, io li ho citati entrambi perché uno è un film è super autoriale e l'altro è un film super di cassetta, e secondo me riesce a gestire bene entrambi i ruoli. Laddove io anche su Facebook sono stato subissato di, secondo me, la protagonista femminile di Alien è brutta, che poi sia bella, mi hanno fatto vedere delle foto così, però in Alien è orrenda. In Alien è brutta, però secondo me sta bene come persona. Sì, va molto bene. Allora, indubbiamente. Io ringrazio Alan Biezzoli per essere stato con noi. C'è la mummia anche che dovrebbe, sì, però mi pare breve. A luglio. No. Credo fosse già giugno, non mi ricordo. Forse giugno, sì. Che poi anche quello è il primo capitolo di un universo di mostri classici, perché ci sarà Frankenstein, ci sarà Jekyll e Hyde, ci sarà più o meno chiunque. Okay. In teoria, se vediamo come va. Non corri altro, esatto. Insomma, un'altra... Ah, perché è Universal, no? Probabilmente, sì, esatto. Loro hanno ancora i diritti su... dei mostri degli Universal, vampiri, Dracula... Se fatto intelligentemente, non è male. No, infatti... Però... ugualmente. Grazie Alan per essere stato con noi. Grazie a voi. Buon lavoro, buone visioni di cinema. Pubblicità.